Ciao a tutti! Ebbene sì, Natale è quasi 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 arrivato, io sono strafelice, sono completamente in euforia, è stato un periodo un po' strano, però adesso ci siamo, la grinta giusta per affrontare questo Natale e se anche voi siete come me, ma soprattutto vi mancano ancora delle idee sui regali da fare e avete bisogno di consigli, continuate a seguire questo video perché ho tante tante cose da mostrarvi e da suggerirvi appunto per fare dei fantastici regali di Natale. Però non prima di aver messo un mi piace a questo video e in più se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere mai i miei video. Mi auguro che appunto la mia nuova location vi piaccia, giusto appunto per il periodo natalizio e per il tema che stiamo andando ad affrontare. E in più mi scuso per la mia voce nasale perché praticamente sono stra raffreddata con un mal di gola atroce, magari questa voce non è delle più splendide, però mi toccava appunto registrare questo video, altrimenti sarei stata troppo in ritardo per darvi i miei suggerimenti. Quindi direi di partire subito adesso. Allora, direi di partire dall'uomo, perché l'uomo è sempre il tasto più dolente, il tasto più difficile. Per esempio, molto spesso capita con mio marito che quando lo sento dire ah, che bello questo, io mi appunto subito dove, come, quando, prezzo e tutto, dove l'avviso, perché ogni volta fare un regalo diventa veramente difficile. E a prescindere dal fatto che quanto tu possa conoscere o no questa persona, secondo me fare il regalo all'uomo è veramente stradifficile. Se avete intenzione appunto di fare un semplice pensierino o comunque un'aggiunta a un regalo che avete fatto, io vi straconsiglio di passare da H&M, che hanno una vasta selezione di calzini natalizi e hanno tantissime promozioni sui calzini. Per esempio, se ne prendete tre, uno non lo pagate, e io per appunto il mio maritino ho scelto questi qui a forma di pan di zenzero perché amo il personaggio e devo dire che probabilmente, forse mezzo obbligato da me, ha iniziato ad apprezzarlo anche lui. Ho voluto prendere appunto questi qui con la base blu agli omini di pan di zenzero, ma ne hanno tantissimi con Babbo Natale in versione tutta tatuata, con le renne, ce ne sono veramente tantissimi, troppo 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 carini, quindi ve li straconsiglio. Poi un'altra idea regalo natalizia potrebbe essere, a livello sempre di pensierino comunque, è una thermal mug. Questa qui la regalerò, però comunque mi piace tantissimo l'idea, anche perché è veramente carina, molto in mood natalizio. E in più io in aggiunta e come consiglio appunto da offrirvi, appunto all'interno ho messo i cioccolatini in modo che poi così possa avere appunto un doppio regalo, una doppia sorpresa, una golosa e una appunto per bere la propria tisanina e il proprio tè. Un'altra idea natalizia che può andare bene, però devo dire per entrambi, come la thermal mug, può essere appunto l'idea di andare a ricreare dal fotografo o anche voi stessi con una sfera di plastica, inserire appunto all'interno una fotografia. In questo caso, vabbè, la fotografia della mia famiglia. Però questa mi dà veramente molto carina perché può essere apprezzata appunto sia da lui che da lei e appunto secondo me è veramente molto bella da poi andare ad appendere all'albero. Per restare sempre a tema fotografia, è un regalo che va bene sia per lui che per lei. È questa calza qui, questa è una calza appunto della Befana, comunque da decorazione natalizia, e la cosa particolare di questa calza appunto, a parte essere molto 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 carina perché comunque ha questa renetta qui davanti con lo sciarpino e tutto, è quella che voi all'interno potete andare a inserire una fotografia. Quindi anche in questo caso avete la cosa comunque di regalare una fotografia o un ricordo magari di un vostro momento particolare e adattarlo tranquillamente appunto al mood natalizio. Il prezzo di questa qui, anche siamo sui 10 euro, ecco, non di più, e la trovate in queste soluzioni sempre dal fotografo, almeno nel mio caso io l'acquistai ai tempi dal fotografo. Altra soluzione sempre low cost appunto che mi viene in mente è quella appunto di regalare sempre a lui, in questo caso la versione femminile da mostrarvi, però comunque Tiger l'ha fatta anche in versione maschile, sempre una tazza per appunto andare a bere le vostre tisane, i vostri tè, i vostri caffè lunghi, il cappuccino, la cioccolata calda, qualsiasi cosa, cioè anche se non vuole bere il tè, la tisana, comunque la cioccolata calda penso che l'amino un po' tutti. Allora, c'è appunto questa soluzione di tazza da Tiger che è molto particolare perché
perché al contatto con la bevanda calda va a cambiare completamente l'immagine, questa qui diventa un unicorno, però comunque c'era appunto, c'è anche la versione con il dinosauro e il prezzo è veramente ottimo. Un'altra idea, però qui ci spostiamo più sul lato cosmetico, è quella che ho trovato io da Sephora. Prima di tutto perché adesso da Sephora, io questi qui sono tutti acquisti che ho fatto col Cyber Monday, però comunque da Sephora adesso avete il 20% di sconto fino al 20 dicembre se non erro, quindi comunque a prescindere da tutti i packaging, tutti i pacchetti, tutte le varie soluzioni che ci stanno presenti, veramente ci sono tantissime idee regalo sia per lui che per lei. Io a lui ho preso anche queste set di cremine della Polar, più che altro perché comunque lui le utilizza quando parte, quindi comunque gli fanno comodo le mini size. Questo qui appunto contiene un burro cacao, un lip balm, e questo qui invece è una cremina per le mani. Sono dei prodotti ottimi, vanno benissimo per il freddo, lui che ci soffre tantissimo, devo dire che sono adatti. E poi è veramente carino perché c'ha tutto il packaging della Lapponia, è molto stile Polo Nord, è veramente carinissimo. Un'altra idea regalo sempre da poter aggiungere o comunque sempre per fare solo ed esclusivamente un pensierino, sono questi packaging, questi pacchettini qui di calzini con la scritta We Love Xmas, che ho acquistato, dovrebbe essere al centro commerciale Auchan, cioè il centro commerciale dove c'è l'Auchan praticamente, al supermercato Auchan, e sono dei calzini veramente stracaldi, caldissimi, 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 anche questi in mood molto molto natalizio. Questi qui appunto hanno la rennetta, i fiocchi di neve e sono su base grigia e sono veramente caldissimi di lana, per così almeno quando veramente sente freddo li può indossare tranquillamente sia a casa ma anche cioè proprio per uscire, perché tengono caldissimo. E anche qui il prezzo è veramente basso, basso, basso. Se ci vogliamo spostare invece su cifre un po' più, alte, e ci sono tantissimi kit, soprattutto in questo periodo, per la cura della barba, visto che comunque in questo periodo la barba va proprio alla grande, va alla moda, e quindi comunque hanno creato tantissimi kit, soprattutto L'Oreal, comunque a prezzi abbordabili con tantissimi prodotti all'interno. E poi la cosa carina è che hanno sempre dei beauty, delle pochettine dove tenere tutti i prodotti. Anche da OVS ho trovato dei kit carinissimi, tutti di mini size, sempre da mettere dentro pochette di pelle, molto molto carini a prezzi low cost. Magari se riesco a trovare l'immagine ve la metto qui in sovraimpressione, perché quello sta già impacchettato. E poi possiamo anche, un'altra idea molto originale e carina da regalare appunto, ho due cose da mostrarvi dello stesso tema, però veramente troppo carine. Il primo è questo maglioncione, anzi l'oggetto è il maglioncione, e il primo che vi mostro è questo qui, troppo troppo carino, tutto con i pacchettini di Natale, i pinguini, i fiocchi di neve, gli alberelli, le donuts, ed è troppo 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 carino. E questi qui veramente hanno cifre un po' più alte, però niente di eclatante, e secondo me è troppo carino da regalare ed è un regalo molto spiritoso e allegro. E poi ho preso anche un'altra versione sempre da regalare, questa qui con Babbo Natale, l'outfit proprio da Babbo Natale, con il cappuccio e il panciotto e tutto, quindi veramente molto carini. Questi qui li ho acquistati da H&M, ve li straconsiglio, lì ne hanno tantissimi, quindi se vi mancano le idee, volete regalare appunto qualcosa di spiritoso, lì ne avete tantissimi. E infine l'ultimo regalo che mi viene, appunto, che ho voglia di suggerirvi, sono i tantissimi macchinari, tantissimi oggetti che producono popcorn, che servono a fare popcorn, e il zucchero filato, che ce ne sono tantissimi. Io il mio anch'esso è confezionato, l'ho acquistato da Casanova, non so se nella vostra città c'è, però per chi che è di Roma conoscerà sicuramente questo negozio, ma nel caso comunque vi faccio vedere ovviamente le immagini per darvi appunto questi spunti. Devo dire che sono troppo carine, io però l'ho visto e sono impazzita completamente, e non vedo l'ora appunto che questa persona scarti questo regalo, perché sono sicura che gli piacerà tantissimo. Per quanto riguarda invece i regali a noi donnette, ci sono tantissime idee regalo. Questo è ovvio, noi siamo veramente molto più facili da accontentare, a mio parere, quindi comunque ci sono veramente, mi è venuto molto più facile appunto suggerirvi qualcosa da regalare.
partirei, per restare sempre in tema e collegato all'ultimo regalo dell'uomo che ho fatto, vi faccio vedere appunto altri maglioni di Natale, sempre presi da H&M, sempre presi da H&M. Il primo è questo qui, appunto con tutti i charm, diciamo, attaccati, che poi sono sempre cuciti, sono palline, candy cane, unicorni, Babbo Natale, eccetera, eccetera, ed è veramente troppo carino questo. E poi un'altra ancora è questo qui con la scritta OOO, che praticamente poi può cambiare, spostando praticamente queste clip, va a diventare yo yo yo, cioè è fantastico, veramente questa è una genialata di maglione. Un'altra idea regalo potrebbe essere queste lampade, che potete appunto andare a mettere sopra le mensole, potete appendere al muro, ed è veramente troppo troppo carina. E questa qui l'ho presa appunto, me l'hanno regalata, è presa da Tiger, però veramente ce ne sono tantissime, anche con le scritte, che potete trovare da Stradivarius, che vende appunto home, è veramente troppo troppo carine queste lampade da utilizzare, soprattutto perché in questo periodo è proprio, cioè, nasce e parte la passione per le luci, probabilmente dovuto appunto al clima natalizio. Poi invece, per chi è amante di appunti, amante di scrivere, io straconsiglio un'agendina. Ne ho qui alcune appunto mi sono state regalate e acquistate in Spagna, da Madrid, sono di Olaop. Però comunque di questa agendina ne trovate tantissime alla Feltrinelli, e ovviamente una volta che regalate l'agendina, a mio parere è sempre carino abbinare una penna. Queste qui proprio le ho prese, appunto me le hanno regalate, le hanno prese tutte a tema, tutte abbinate fra di loro, e devo dire che è proprio un'idea carina, e da Feltrinelli ne trovate di tantissime di queste qui, anche perché c'è ancora gente che ama prendere appunti, c'è ancora gente che appunta i propri appuntamenti nell'agenda, e quindi secondo me è un'idea troppo troppo carina. E oppure per chi come me è amante non solo di portarsi l'agenda in giro, ma anche di scrivere, approntare tutto a casa e programmare completamente la propria settimana, io non vi posso che consigliare la Mr. Wonderful, perché è un'agenda troppo allegra, è un'agenda motivazionale, è un'agenda stupenda, fatta bene, cioè troppo 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 bella. Questa che me l'hanno regalata per Natale e per il compleanno, l'avete vista sicuramente nel regalo, nel video appunto dei miei regali di compleanno, magari ve lo linko qua sotto, ed è troppo 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 bella, quindi ve la straconsiglio. Invece, se vogliamo spostarci sul tema beauty, ho delle maschere troppo carine da farvi vedere. Queste qui io di solito le ho sempre acquistate all'estero, perché qui in Italia erano introvabili, invece adesso le ho trovate anche da OVS, ed è per questo che ve le voglio fare vedere. E perché sono troppo troppo buone, perché mi trovo benissimo e hanno sempre sapori e profumazioni speciali, come questa qui al cioccolato, che ha una profumazione veramente squisita. Poi ho questa qui al cioccolato e arancia, che fa anche un effetto di calore proprio sul viso, infatti c'è scritto Chocolate and Sauna. E questa qui invece è la Cherry Twist, quindi alla ciliegia, e questo marchio che si chiama Montagne Genoese, appunto vi ricordo, ve lo trovate da OVS, hanno dei prezzi bassissimi e delle profumazioni buone. Sempre per rimanere in tema beauty, un'altra idea regalo che mi piace tantissimo è questo kit con una cremina per i piedi e dei calzini di quelli morbidosi, già confezionato, già predisposto, ed è troppo carina. Questa crema per i piedi è al macaron, cioè macaron, ed è profumazione assurda, buonissima, quindi anche questo è veramente carino, e anche qui prezzo abbordabilissimo. Poi, sempre per restare appunto in tema beauty, però ci spostiamo da Sephora, ho acquistato sempre con il Cyber Monday, però sono dei prodotti appunto che potete utilizzare tranquillamente, che potete trovare, sono dei prodotti che potete trovare tranquillamente ancora in negozio, e poi approfittare, vi ricordo, del 20%, perché non è, secondo me, da tenere sotto gamba, è proprio da tenere in considerazione. Ho preso io per me questo kit di 3 maschere che poi diventano dei detergenti di Dr. Jart. Io stradoro questo prodotto, quindi sono contenta perché ve lo posso anche consigliare, perché l'ho provato, e poi secondo me da regalare è ottimo, con lo sconto lo pagate veramente nulla. E ha queste kit di maschere, una che serve, quella bianca che serve appunto per un effetto calmante, la rosa che serve
per idratare e la verde per rinfrescare. Vi assicuro che sono una più speciale dell'altra, veramente ottime. Voi la andate a spalmare sul viso, la tenete 3 minuti, quindi proprio si asciuga, si assorbe in un attimo, fa proprio l'effetto maschera. Poi con l'acqua calda vi andate a bagnare il viso e diventa un detergente. Cioè, sono fantastiche, io ve le straconsiglio. E poi sempre da Sephora, e questa è stata la prima volta che ho acquistato un prodotto di Kat Von D, io vi straconsiglio le loro tinte labbra se ancora non le avete provate. Secondo me sono un'ottima di regalo, perché adesso che io l'ho provata vi posso dire che non ho mai provato una tinta labbra così resistente. Si assorbe in un attimo, si lavora tranquillamente e vi assicuro che dura un'intera giornata. Io l'ho messa dalla mattina alle 6 e ancora alle 22 di sera avevo, 22-23 di sera avevo questa tinta labbra. Io ho acquistato e comprato per una mia amica Lolita, che è un nude perfetto, e veramente il packaging è stupendo e il prodotto è ottimo, veramente li vale tutti. E comunque ancora vi ripeto, col 20% secondo me è una spesa che si può affrontare. Poi passiamo invece ad altre tipologie di regali, e io qui praticamente entro completamente nel mio mondo, perché vi sto per parlare di un po' di tisane e tisanelle, un po' di tisane. Quest'anno per esempio Tiger ha fatto un kit da 4 tisane, molto con gusti molto molto particolari. Una non ve la posso far vedere perché l'ho già confezionata. Ho questa qui da mostrarvi, con un packaging e poi stupendo, devo dire, questa confezione di latta. E questa qui per esempio è il passion fruit e mango. Poi ho questa qui, è Robespierre. Hanno delle profumazioni ottime e io una ovviamente la terrò per me, perché la devo assolutamente provare, e mi piaceva proprio l'idea per il packaging, per quello che fosse. Secondo me sono delle ottime idee regalo. 4 di queste costano 4 euro, cioè veramente una cifra piccolissima. E poi un'altra tisana sempre di Tiger che vi voglio consigliare, questa qui al mollettino, perché già l'ho comprata da tanto tempo e la utilizzo ed è buonissima, e si chiama proprio tè di Natale, e all'interno contiene tè cinese miscelato con scorze d'arancia, pezzi di cannella, chiodi di garofano, aromi, ed è veramente di una profumazione assolutamente solo ed esclusivamente invernale. Si sente la cannella, mi fa pensare a Natale, è buonissima, mi piace tantissimo, e secondo me appunto sarebbe anche carino da accoppiare magari a quei accessorietti per appunto contenere il tè. Così ne ho trovati veramente tantissimi, sarebbe proprio carino appunto da accoppiare appunto chi è amante del tè e delle tisane. Un'altra idea che mi piace tantissimo, che serve più che altro per decorare la casa, sono anche le classiche lanterne. Questa è stupenda perché praticamente a questa rennetta qui davanti, non so quanto l'ho riuscita a vedere, io poi ho aggiunto una candela bianca presa qui semplicemente da Tiger, e questa secondo me è un'altra bellissima idea regalo low cost, molto particolare, che serve appunto per decorare la casa, ma anche da utilizzare come centro tavoli appunto a Natale. Mi piace tantissimo, e quindi anche questa vi volevo straconsigliare. Un'altra soluzione che vi do è questa, è veramente specialissima, anche questa me l'hanno acquistata da Madrid, sempre sullo stesso negozio che si chiama Le Hoppe, però alla Feltrinelli mi pare di averne visto altre. Secondo me sono anche delle idee regalo che potete costruire voi da sé. Questo, vi parlo di questo kit per ricreare il vostro album fotografico, con cartoline, con clips, con pennarelli, c'è di tutto qui dentro. Voi potete appunto andare a ricreare il vostro album con foto pazzesche per ricordarvi i momenti speciali. Io questo qui anche ce l'ho confezionato, però sto già preventivando di andarlo subito a decorare, a crearlo, perché è veramente un'idea regalo bellissima, almeno per chi è amante di conservare i ricordi, ma magari anche in un modo un po' più diverso e speciale. Questa è stupenda come soluzione. E infine, non per importanza, vi voglio mostrare una soluzione anche qui un po' più consistente di pensierino, di appunto regalo di Natale, ed è, non può mancare come ogni anno secondo me, un charm di Pandora.
Io amo i Peracieli Pandora, reputo che siano di una qualità assurda, pazzesca, veramente li indosso sempre e comunque non mi si sono mai rovinati. Ormai siamo proprio agli sgoccioli, li ho quasi finiti i due braccieli che mi sono rimasti e sono veramente preoccupata perché se tirano fuori, cacciano fuori altri charm belli come quelli che fanno ogni anno, devo dire che entro completamente nel panico. Ma vi volevo far vedere, per restare appunto in tema natalizio, un charm veramente troppo carino che ho acquistato ed è questo appunto omino di marzapane che mi fa impazzire. Ha pure la sciarpetta al collo e appunto vi farò magari una ripresa. Ha pure la sciarpetta al collo ed è troppo troppo carino. Oppure se amate, non amate appunto avere i bracciali, ma comunque amate i charm o gli anelli, un'altra soluzione troppo carina è un altro appunto che mi sono fatta ed è questo anellino con tutte le stelline che secondo me è in stramood natalizio. E i prezzi di questi veramente arrivano massimo sui 40 euro, ecco, non Visto di più che se del charm. Ho chiede l'anello. acquistato appunto altri due regali per due persone speciali che non posso rivelare qui perché guardano assolutamente il mio video. Mi hanno regalato appunto facendo una spesa in più questo portagioie bellissimo. Ci sono in due versioni, o rosso o rosa, io ho scelto la rosa, di appunto portagioielli, diciamo travel size oppure da casa, comunque è troppo troppo carino. Lo aprite, potete appunto andare a mettere qui il vostro bracciale e nella taschina invece mettere i vostri charm oppure i vostri anellini, i vostri orecchini che appunto portate sempre con voi. Mi pare un'idea bellissima e quindi io vi straconsiglio appunto anche di passare da Pandora se c'è un amante di Pandora, perché comunque secondo me la soluzione del charm è sempre quella un po' più fra virgolette facile, ma comunque apprezzata da chi appunto ama e colleziona i charm di Pandora. E infine vi voglio dare, infine vi do un'ultima idea regalo, secondo me troppo troppo carina, che ho visto da H&M, che io poi l'ho acquistato l'anno scorso. Sono di tantissimi orecchini, collane, soluzioni molto in mood natalizio, di accessori appunto con personaggi attinenti a Natale. Io in questo momento sto indossando questo qui con l'alberello, però devo dire, me lo sono autoregalato l'anno scorso questo kit di anelli e io lo strautilizzo tantissimo, mi piace troppo. Io già dall'8 incomincio a mettermi, a cambiare, ricambiare tutti questi anelli. Quindi secondo me se c'è qualcuno appunto che apprezza tanto, che è un elfo praticamente di Natale, secondo me è un'ottima soluzione anche questa, molto molto abbordabile. Io spero di avervi dato tutti i consigli, spero di non aver dimenticato nulla, ma soprattutto spero che il video vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo, tasto like se il video vi è piaciuto, commenti perché ho bisogno di avere le vostre opinioni. E in più, se appunto siete dei nuovi iscritti, è la prima volta che mi vedete, se il video vi è piaciuto e se il video vi è piaciuto, mi raccomando, seguitemi e attivate la campanella per non perdervi mai i miei video. Non so se riuscirò a registrare nuovi video perché questo sarà un Natale speciale, perché viene tutta la mia famiglia a trovarmi e io sono completamente in euforia. Quindi spero di riuscire a registrare prima, ma nel caso non lo facessi, io vi auguro un buon Natale. Ciao a tutti e buone feste!